Io volevo parlare un po' del film di oggi, una giornata particolare, bellissima. Lei prima parlava di politica, di cinema sociale, in realtà quel film è molto provocatorio, soprattutto nel tempo in cui è stato, diciamo, girato e distribuito. In quel film ci sono due temi importanti, l'omosessualità e la visione del fascismo da parte degli italiani, non tanto il fascismo in sé, quanto l'effetto che aveva sugli italiani. Che effetto ha avuto il film? Che reazioni ha avuto? Quali sono state le critiche o i complimenti? Ma intanto devo dire che il film è stato fatto quando il fascismo era già caduto, non era durante l'era fascista. Mi sembrava ancora attuale quando l'ho fatto, perché c'erano due temi che non è che erano cambiato molto: uno la condizione dell'omosessuale e un altro la condizione della donna, cioè due realtà, due identità negate in nome della politica fascista o in nome della mentalità della gente, e la donna deve pagare, e perciò continuo a pagarla proprio questo, perché non è un regime che poi va via, che cambia, no, è una mentalità che dura, che perdura, e quindi restia a riconoscere certi diritti, ad allargare certe condizioni di lavoro, ma anche di stipendio. Pare che una donna a parità di stipendio con un prenda molto meno, così, perché stavo deciso così. E quindi certo passi avanti se ne sono fatti, non c'è dubbio, anche la condizione dell'omosessuale rispetto a allora, che si parlava appunto di confino, era proibito, anzi veniva negata l'esistenza dell'omosessualità in Italia, invece era pieno di croci, fascismo, però veniva negata, non esisteva. E invece oggi l'outing mi pare un po' più facile, cioè la gente rivela la sua natura. Tra i più bei riconoscimenti per il film che ho avuto è stata la lettera di un ragazzo che mi diceva, ho 22 anni, vivo in provincia e vivo ancora a casa con i miei, sono omosessuale, ma non ho mai avuto il coraggio di dirlo a mio padre, che per fortuna però è un grande amante di cinema e di Mastroianni. Però l'ho portato a vedere, siamo andati insieme a vedere questo film. E solo all'uscita del film, che ho visto mio padre pensieroso, ho avuto il coraggio di dirgli che io ero come Gabriele del film. Ecco, questa è una lettera che è stato un bel premio, mi è piaciuta, cioè ha aiutato uno spettatore almeno a risolvere in parte il suo rapporto con il padre.